I cantieri dell'immaginario ormai sono iniziati dal 18 luglio e quelli che vedete nelle immagini del nostro operatore Donatello Ricci sono i cosiddetti teli della discordia. I teli che sono stati installati appunto per coprire la visuale a chi non paga il biglietto e quindi non può accedere allo spazio degli allestimenti. Molti cittadini si sono scagliati contro questa decisione, altri invece hanno difeso la scelta di delimitare lo spazio. Comunque la realtà è che questa è davvero la polemica dell'estate e non si parla di altro da giorni. È polemica sui teli neri installati sulle transenne in Piazza Duomo per gli spettacoli dei cantieri dell'immaginario, dei teli messi per evitare che sostanzialmente chi non ha pagato il biglietto possa accedere in qualche modo agli spettacoli. Le polemiche però ormai si susseguono da giorni, la piazza è di tutti, dicono alcuni cittadini sui social, ma la città è divisa perché c'è anche chi ritiene la decisione più che giusta. Lo scorso anno la location della scalinata di San Bernardino era decisamente più protetta, mentre l'allestimento in piazza qualche problema in più lo ha creato a livello organizzativo. I teli teatrali, questa è una delle spiegazioni venute fuori, devono avere delle caratteristiche, nel senso che devono essere antivento e scuri per non interferire con scenografia e luci. Per alcuni si doveva scegliere però un altro spazio se si voleva escludere chi non paga il biglietto, c'è da dire che i prezzi sono irrisori di fronte alla qualità dell'offerta, mentre altri dicono che gli spazi in tutti i teatri e piazze all'aperto sono delimitati quando ci sono degli spettacoli, non è una novità insomma. Dal comune nessun intervento ufficiale, ma il direttore artistico Leonardo De Amicis è intervenuto con un post su Facebook. Pagare un prezzo simbolico a scritto è un atto dovuto per le istituzioni che, pur ricevendo finanziamenti di denaro pubblico, reinvestono e compartecipano al costo degli spettacoli. De Amicis ha detto pure che lo spettatore va rispettato e anche gli artisti sul palco. Il teatro di Piazza Duomo non è un'esclusività aquilana, ma la normalità di altre piazze, ha detto, che usano i monumenti per vivere momenti di aggregazione in sicurezza e nel rispetto. Il dibattito però continua e non si placa ed è anche politico. Critiche dalla Pezzopane, dal consigliere comunale Rotellini, ma anche da Daniele D'Angelo, consigliere comunale che, pur essendo di centrodestra, ha criticato aspramente la decisione, mentre Fioravanti della Lega si è espresso a favore della scelta del comune.